questa notizia. Dunque, il Consiglio dei Ministri ha ratificato un decreto che inserisce i farmaci contenenti efedrina o pseudoefedrina, soprattutto numerosi spray nasali, nell'elenco delle sostanze precursori della droga, a causa dei rischi già segnalati per la salute, come gli ictus. Inoltre è stato presentato un piano di prevenzione per contrastare l'uso del fentanyl e altri oppioidi sintetici. L'intento è quello di spingere i produttori a optare per i principi attivi meno rischiosi per la salute. Nel febbraio scorso l'Agenzia Italiana del Farmaco ha emesso una nota sui pericoli legati all'uso degli spray nasali contenenti pseudoefedrina. Ci abbiamo messo 20 anni per capire questa cosa. In America è dal 2002 che la efedrina è vietata nei farmaci. Sono verificati casi di sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile. Questi farmaci sono sconsigliati per pazienti con ipertensione grave e malattie renali. E i sintomi sono mal di testa improvviso, intenso, nausea, vomito, confusione, convulsione e anche disturbi visivi. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha sottolineato che la encefalopatia può presentarsi con una vasta gamma di sintomi neurologici improvvisi. E dei sintomi scompaiono entro pochi giorni o settimane con la riduzione della pressione sanguigna e la sospensione dei farmaci che ne sono la causa. Il sintomo più comune è questa intensa cefalea a rombo di tuono, cioè dolore intenso con picco in pochi secondi, di solito bilaterale, accompagnato spesso da nausea, vomito, fotofobia e fonofobia.